prevenzione, emersione e mediazione per combattere le discriminazioni. Questi gli obiettivi del progetto nazionale Sport Antenne presentato oggi a Roma. Promosso dall'UISP in accordo con UNAR, finanziato dal Ministero dell'Interno e dall'Unione Europea, ha l'obiettivo di combattere e denunciare discriminazioni etniche e razziali attraverso antenne collocate in 16 città italiane. Io sono particolarmente grato all'UNAR e anche, al supporto, chiaramente, visto che il finanziamento deriva da lì, dal Ministero dell'Interno, dall'Unione Europea, per la selezione di questo progetto. Noi chiaramente stiamo dalla parte di chi vuole costruire la società di convivenza, la società della cura, la società della relazione tra popoli. Noi abbiamo 17.872 associazioni sportive tra basi associative e ASD, diciamo che sono particolarmente più strutturate nel territorio, e 136 tra comitati territoriali e comitati regionali. Questo è il patrimonio che la UISP mette a disposizione. Perché, ecco, nelle 16 città che sono state individuate in questo progetto si possano mettere a disposizione le famose antenne, infatti, di uomini e donne in carne ed ossa che fanno riferimento all'associazionismo sportivo della UISP, ai nostri comitati, per segnalare evidentemente all'UNAR quali sono gli episodi, appunto, di discriminazione. Verranno raccolte segnalazioni, organizzate iniziative per favorire l'informazione e l'emersione di comportamenti discriminatori nei confronti dei cittadini dei paesi terzi, insieme ad attività sportive e sociali per l'integrazione e la mediazione. A oggi le segnalazioni di episodi di discriminazione sono molto molto basse. Allora, la scommessa è un po' questa: coinvolgere, diciamo, sta molto disponibile anche questo la WISP, coinvolgere la WISP a far sì che almeno in 16 territori sulla realtà italiana abbiamo quelle che si chiamano le antenne. L'antenna a noi serve per capire cosa sta accadendo in quella realtà. A noi quello che serve è avere qualcuno che ci dica: guarda che dalle nostre, vivendo tutti i giorni, capiamo che sta montando qualcosa che va bloccata prima che diventi una cosa più grave. È fondamentale, ce ne siamo resi conto, che si crei una rete che ha contatti diretti sul territorio con i migranti, perché effettivamente i migranti, soprattutto in questa fase storica, richiedenti asilo e rifugiati che si trovano o meno all'interno di centri di accoglienza, da soli farebbero fatica a poter segnalare, pur volendo, una situazione di discriminazione. Il lavoro che voi fate sul territorio è fondamentale, è proprio fondamentale perché è proprio quello che dicevi tu di Rimini, cioè a volte è difficile capire se è il pazzo, il litigio per cui io ti do una coltellata ma se ne ero potresti essere anche bianco, è il momento, o se c'è un discorso di